Bene, cari amici, buona giornata. Oggi è il 21 gennaio 2018, questa è la prima edizione della rassegna stampa edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Elezioni, Berlusconi dice sarà Forza Italia a indicare il Premier. Il debito pubblico si pone la domanda, per abbatterlo serve piano di privatizzazioni. In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex Premier si dice convinto che Forza Italia prenderà più voti di tutti e che per questo rispetterà il compito di scegliere il Presidente del Consiglio. Sarà una personalità, sarà di assoluta autorevolezza, ha detto. Ma. Migranti inarrestabili, il blocco a Ventimiglia li spinge sulla neve. C'è un video reportage sul Fatto Quotidiano per questo articolo. Insomma, con scarpe di tela oltre le Alpi a 1800 metri. Dopo la chiusura del confine di Ventimiglia, le Alpi sono diventate la nuova rotta dei migranti che vogliono andare in Francia. Ogni giorno a Bardonecchia, stazione sciistica dell'Alta Val di Susa, decine di persone si mettono sui sentieri provando a eludere i controlli della polizia. Popolare Vicenza, così gli indagati si disfavano dei beni, dalle donazioni alle mogli, ai trust e ai lingotti d'oro. Adesso che la Procura della Repubblica ha ottenuto dal Tribunale i primi congelamenti di beni, titoli e conti correnti di cinque imputati del procedimento che sono nella fase dell'udienza preliminare, si scopre che certe preoccupazioni erano fondate. Voto di scambio, Luigi Cesaro indagato insieme al figlio Armando. Forza Italia li ha già assolti. Interferenze giustizialisti, hanno detto. La nuova accusa arriva proprio mentre i due esponenti del partito di Silvio Berlusconi sono in ballo per candidarsi alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Il padre potrebbe correre al Senato, il figlio alla Camera, ma il partito azzurro li blinda. Non ci faremo intimidire da simili iniziative e lotterà per evitare che il libero consenso dei cittadini possa essere condizionato o inquinato. Potere al popolo, la lista di sinistra che può far piangere i liberi uguali. Ci sono sindacalisti come Giorgio Cremaschi, ex FIOM, e politici come Maurizio Acerbo di Fondazione Comunista, un'ex staffetta partigiana ed ex parlamentare come Lidia Menapace e la passionaria dei No TAV Nicoletta Dosio, ma anche sostenitori non candidati come l'allenatore Renzo Olivieri e Heidi Giuliani, madre di Carlo, il ragazzo ucciso al G8 di Genova. Tutti a pugno chiuso e con una stella rossa da seguire, quella di Potere al Popolo, nuova forza politica nata a novembre sulle ceneri del movimento del Teatro Brancaccio a Roma, che si presenta alle elezioni da outsider fuori dalle alleanze. Raccolta di firme permettendo, ma siamo già a buon punti, dicono loro. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con i programmi.